Ecco, proseguiamo nella nostra meditazione sul mistero dell'Eucaristia. Ieri abbiamo ricordato che è impregnato della Santissima Trinità. Oggi meditiamo, alla luce anche della grande festa di San Giovanni Battista, che l'Eucaristia ha bisogno, per portare frutto, di un precursore nella nostra vita. Qualcuno che ci aiuti a capire questo mistero. Ecco, si ripete un po' quel momento della vita di Giovanni quando lui per primo riconosce Gesù come Messia e lo indica con una parola profetica ai suoi discepoli. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo e lo fa in un modo così, diciamo, diremmo noi carismatico, così ispirato, che i suoi discepoli che gli volevano tanto bene lo lasciano e vanno dietro a Gesù, cominciano ad andare dietro a Gesù. Ecco, anche per noi è così, perché l'Eucaristia è un mistero così grande che da soli non possiamo arrivarci. Ci vuole qualcuno che ci indica questo mistero e fondamentalmente lo fa la Chiesa questo. La Chiesa ci predica Gesù, ci predica il mistero dell'Eucaristia, ci prepara con i suoi catechisti alla prima comunione e ci aiuta anche a capire la parola di Dio quando andiamo alla messa. Ecco, poi dopo noi a nostra volta saremo precursori per altre persone. Faremo la parte di Giovanni, ma prima è ciò che meditiamo oggi, ricevere bene chi ci fa da precursore, chi ci spiega un po' questo mistero, chi accende la fede nei nostri cuori. Tutti ce l'abbiamo se siamo nella Chiesa, qualcuno che ci ha aperto la strada verso il Signore, e oggi vogliamo ricordarlo, vogliamo ringraziare il Signore, vogliamo che questi aiuti, queste guide portino più frutto nella nostra vita, perché la potenza enorme dell'Eucaristia non venga neutralizzata nella nostra vita. Ecco. Per questo anche vi benedico, perché possiate capire di più questo mistero e nutrirvi. Voglio ricordare anche il pensiero di Santa Teresa che diceva: quando il demonio riesce a staccare un'anima dalla comunione, ha raggiunto il suo scopo. Perché la comunione eucaristica è la più grande potenza che c'è sulla terra per l'unione col Signore, per la protezione dallo spirito del male e anche per la preparazione alla risurrezione felice e beata dopo la morte. Ecco allora che il Signore ci dà questa settimana per meditare un poco di più questo grande mistero e imparare a partecipare all'Eucaristia, alla messa, in un modo più profondo, più attivo e più fruttuoso. Per questo vi benedico, il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre Santo, ti lodo e ti benedico e ti ringrazio perché ci dai un nuovo giorno. Sii benedetto, Dio della vita. Fa che accogliamo dalle tue mani questo tempo con le gioie e i dolori che esso comporta, perché cresciamo nello spirito dell'Eucaristia e accogliamo i precursori che ci mandi a questo scopo. Per questo benedico i tuoi figli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Una santa giornata.